L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. 3, 2, 1. Il countdown è finito. Eccovi le ultime novità della collezione autunno-inverno. Rita Severin Abbigliamento veste anche d'inverno, l'uomo e la donna. I nostri brand storici ti accompagnano in tutto il percorso della vita e ti vestono da sempre con novità straordinarie. Casual, elegante, cerimonia. Rita Severin Abbigliamento veste tutti. I nostri locali, perfettamente sanificati, vi aspettano in via Tenente Carella a Roccella Ionica. Rita Severino Abbigliamento, storicamente unici. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale, con vitamina C, magnesio e zinco taurato, nelle migliori farmacie e parafarmacie, oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Buonasera. Avete notato sotto il titolo di questo nostro incontro che pone un interrogativo oltre tempo massimo. È un interrogativo su tantissime cose, cioè siamo anche oltre tempo massimo per vaccinarci. Io vi dico la verità, mi sono fatto entrambi, tutti i vaccini, anche il terzo. Il mio ospite penso che ha fatto altrettanto, perché altrimenti non saremmo qua. E l'avrete già riconosciuto, è Bruno Grenci. Una mente critica di Caulonia. E uno di casa a Telemia. Anche è stato di casa qui precedentemente a me, qui a Telemia. E come vi dicevo, questa sera vogliamo parlare, perché abbiamo iniziato qualche tempo fa con la ricostruzione del post alluvione 1951, però non abbiamo completato il discorso con la nascita della nuova cittadella, il nuovo paese a Caulonia Marina, quello che sarebbe dovuto essere Marina di Caulonia, come lo fu Marina di Gioiosa. L'aspirazione, l'ambizione era questa, quella di essere un paese autonomo, ma ancora a Caulonia Marina, allo scalo ferroviario della Marina di Caulonia, non vi era altro che qualche casa di ruta, come dirà un nostro interlocutore che abbiamo intervistato solo ieri. Ebbene, perché questo titolo? Perché si vocifera che si sia fuori tempo massimo per dibattere, discutere, obiettare sulla progettazione per la nuova scuola elementare di Caulonia Marina. La scuola elementare di Caulonia Marina, come ben conosciuto, ben saputo, è stata edificata immediatamente dopo l'alluvione del 51, cioè tra il progetto del 52-53, si iniziò subito a lavorare, venne ultimata uno dei primi edifici completati. E probabilmente, non saprei dirvi con precisione se l'anno scolastico 1954-55 o il 55-56 siano stati, sia stata la data di avvio
dell'inizio delle lezioni, della frequenza dei bambini in quella scuola. Ma cosa succede? Ecco un'immagine, grazie regia, un'immagine di quella che era Caulonia, la scuola di Caulonia Marina tantissimi anni fa. Bene, nell'immediato, o meglio, solo qualche giorno fa, in conseguenza alla presentazione della nuova edificazione della scuola media di Caulonia Marina, si è parlato del progetto che interessa la scuola elementare, che cioè nel senso che quanto prima la scuola elementare di Caulonia Marina, quella in via Corrado Alvaro, adiacente la palestra che è stata demolita per rifarne una nuova, ma che è ferma perché? Perché c'è stato una inopportuna attività lavorativa, nel senso che il materiale, diciamo quello di demolizione che deve essere smaltito, sarebbe stato riutilizzato per riempire i vuoti delle fondazioni. Comunque, vi dicevo, solo poche sere fa, per iniziativa di Bruno Grenci, si è svolta a Caulonia Marina, all'auditorium comunale, un incontro promosso da Bruno Grenci per spiegarci se è possibile o come sia possibile ovviare alla demolizione della scuola elementare per riedificarla nuovamente. Certo, ci sono diverse posizioni, ognuno può esprimere la sua. C'è la posizione di colui che dice che probabilmente si poteva destinare in un altro edificio pubblico, demolendo qualche altro edificio pubblico lì vicino, oppure che attingendo ad un finanziamento diverso, sempre della medesima legge, si poteva realizzare sia la scuola elementare ma anche la scuola media in altro sito che il comune avrebbe potuto espropriare e realizzare la nuova scuola. Ma cosa è venuto fuori, Bruno, quella sera lì a Caulonia Marina? Perché il discorso è un altro. In qualità, diciamo, dell'attività che svolgiamo, quella di giornalista, quella sera siamo stati presenti e la comunità di Caulonia Marina era completamente avulsa, solo poche persone. Cioè, cosa vuole la città? Giustamente, la comunità vuole la scuola, senza ombra di dubbio che si voglia una scuola efficiente, idonea e via dicendo. Però, un conto è una scuola nuova, efficiente, un altro conto è quello di demolire la storia. Numericamente, ecco. Chiedo scusa che prego. Mi intrometto, intanto voglio salutare tutti a casa, ringraziare Ilario, mi sento veramente con un amico, con una persona che ci conosciamo da tanti anni, saluto gli amici di Caulonia, ringrazio Telemia per lo spazio. No, entro subito, tu hai detto la popolazione è avulsa, non è stata presente. Numericamente, se contiamo le persone che erano presenti alla nostra iniziativa nell'auditorium che contiene 300 persone, rispetto a una riunione che ha fatto l'amministrazione comunale due settimane prima, 10 giorni prima, eravamo più alla nostra iniziativa che all'altra, perché quella è la biblioteca comunale, se tu metti 30 persone nella biblioteca comunale, non c'entra. Bruno, no, la cosa che voglio precisare è questo, noi quest'oggi non faremo un dibattito politico, noi faremo una conversazione culturale. Sì, no, per carità, bisogna dire che il progetto di demolire la vecchia scuola elementare, che tu dicevi è stata edificata fin dal 1954 e poi ha funzionato dal 1956, sono parecchie decine di anni. Mancano solo 3 anni, sì, perché sia un edificio storico. Sì, mancano 3 anni per i 70 anni, certo. Ma al di là di questo, la decisione di demolire quella scuola che abbiamo visto prima nella foto è stata presa da questa amministrazione comunale, non l'ha presa la cittadinanza, non l'hanno presa i cittadini, l'ha presa il consiglio comunale, l'ha presa 3-4 persone. L'amara verità è questa. No, nel modo più assoluto. Regia, cortesemente mi mandi il video, il secondo video.
massima. Ecco, l'amministrazione comunale ha ottenuto ben 8 milioni di euro da destinare all'edilizia scolastica. In questi 8 milioni di euro, 2 milioni e mezzo di euro sono proprio destinati al rifacimento, anzi alla demolizione e alla ricostruzione dell'edificio che ospita la scuola primaria di Marina di Caulonia. Questa sera presenteremo proprio questo progetto qui nella scuola elementare. È un progetto molto ambizioso che guarda al futuro di questo territorio e guarda al futuro della popolazione scolastica. Caulonia si doterà di una scuola nuova di zecca, una scuola all'avanguardia, tecnologica, moderna, ma soprattutto di una scuola che rispetti tutti i parametri di sicurezza e le caratteristiche sismiche, tecnologiche e di spazio per i bambini. Allora, l'edificio, diciamo tutto il progetto è basato sul principio di ottimizzazione degli spazi, di realizzazione di una struttura basata sull'innovazione tecnologica, quindi sul risparmio energetico, sul rispetto dei criteri ambientali minimi, sulla sicurezza, soprattutto sulla sicurezza, motivo per cui l'edificio viene completamente demolito e ricostruito, quindi lasciando, diciamo, creando una nuova vita. L'immagine del nuovo edificio è basata appunto sul tentativo di concretizzare, di sintetizzare all'interno di se stesso l'immagine di Caulonia, quindi del paese. All'interno si trovano sintetizzati lo spazio dei portici, che richiamano un po' l'edificio, lo spazio pubblico locale, l'utilizzo di materiali e tecnologie costruttive tradizionali, quindi strutture in cemento armato. Ecco Bruno, ecco, c'è stata una presentazione del progetto sul quale noi non andiamo avanti per questione di tempo, però c'è un'obiezione, l'avrei fatta io, cioè questi tecnici che evidentemente non sono del luogo, non conoscono la storia della comunità, hanno preso come modello altro sito di Caulonia Marina, disconoscendo che quel sito, la scuola elementare, la chiesa e il gruppo di case in a casa lì vicino sono il nucleo storico dell'abitato. Nel 1956 a Caulonia Marina c'era la chiesa, la stazione ferroviaria, le case di coloro a cui era stata distrutta la casa nell'alluvione del 51, che hanno costruito le palazzine, venivano chiamate, le case popolari, e questa scuola ha una storia di quasi 70 anni, si sono cresciuti allievi, bambini, è un edificio, possiamo dire così, parafrasando, di arte povera, ma è lì da quasi 70 anni e tra l'altro negli ultimi anni sono stati spesi, qualcuno dice, addirittura quasi 800.000 euro. Quale messaggio diamo noi? Quale messaggio viene dato ai cittadini, alla gente? Tu, un bene pubblico su cui hai speso negli ultimi anni 800.000 euro per adeguarlo, per i bagni, per altre sistemazioni, per le infiltrazioni, eccetera, tu demolisci, butti via 800.000 euro per costruire il nuovo. Ma intanto noi, come comitato, io non sono qui da solo stasera, c'è un comitato di persone, c'è tanta gente, ex insegnanti, maestri, che ci hanno chiamato per cittadini. Noi diciamo che sicuramente una scuola più grande, più spaziosa, più tecnologica, più innovativa, ma ci mancherebbe altro. Questo equivoco si superi. Noi non siamo contro una nuova scuola. Noi diciamo che un'amministrazione comunale, per quella dote che si chiama empatia, avrebbe dovuto entrare nella mente dei cittadini, nella più grande possibilità, ventaglio di opinioni che potevano esserci, e doveva capire che la soluzione si poteva e si doveva trovare. Un'altra soluzione si poteva trovare. Vogliamo dare una giustificazione? Forse il Covid ha impedito il contatto? No, io mi sono fatto l'idea. Intanto probabilmente lì c'era fretta, intanto, primo. Secondo, non si è capita la gravità di demolire quell'edificio. Non si è capita la gravità. Però non l'ha capito il Consiglio Comunale. Non è stato investito in modo così chiaro. Non il Consiglio Comunale. Il dibattito è venuto fuori adesso, vuol dire che solo adesso la cittadinanza ha preso coscienza di quello che sta accadendo. Potrà anche darsi che il Consiglio Comunale non abbia preso coscienza degli atti amministrativi, ed è gravissimo, perché io parto dal presupposto, io sono convinto di una cosa: gli amministratori non sono solo il sindaco e la giunta, gli amministratori sono il sindaco, la giunta e il Consiglio Comunale, e poi ci sono le organizzazioni sociali. Non è stato investito.
Non è possibile, perché altrimenti un atto non può essere pubblicato sulla Gazzetta, cioè sul bollettino del comune, sul sito del comune, che è il consigliere comunale. A noi risulta, anche perché noi chiederemo che vengano pubblicati gli atti di una seduta del consiglio comunale in cui è stata discussa in modo aperto la demolizione dell'edificio delle scuole elementari di Cavolonia. È una cosa gravissima, caro Ilario. È una cosa gravissima. È gravissimo quello che la demolizione delle scuole non è stata mai affrontata in consiglio comunale. Bruno, è gravissimo, perché se così fosse, quello che dici tu è un atto illecito, è un illecito amministrativo. Però, né il consiglio comunale né il consiglio d'istituto, in modo ufficiale come investitura istituzionale. Ma attenzione, no, una cosa è che tu fai una riunione informale, come abbiamo visto, quel documento è un'autodenuncia, come devo dire, quella è una riunione informale con delle mamme, con delle persone, c'erano i genitori. Ma una cosa è che tu convochi un insegnante in una riunione, un'altra cosa è che tu lo convochi come consiglio d'istituto. Il consiglio d'istituto non si è mai pronunciato sulla demolizione. Questo non ci piove, né il consiglio d'istituto né il consiglio comunale di Cavolonia, mai. Intanto lì c'è una decina di persone, sono addette ai lavori, impiegati del comune, gli assessori, eccetera eccetera. Primo. Secondo, lì ci sono delle mamme, dei genitori, qualche insegnante. Allora, se tu vieni in forza, in pompa magna, con due assessori, col vice sindaco, col sindaco, ti presenti alla gente e gli dici: noi faremo una nuova scuola e demoliremo la vecchia scuola, ma chi vuoi che si alza e dice: una delle insegnanti che è lì mi ha chiamato scandalizzata. Cazzo, una delle insegnanti che è lì mi ha chiamato scandalizzata. Se ne è accorto dopo due anni? Ma certo, perché hanno capito dopo cosa significa. Ah. Nessuno ha capito che si rade al suolo. Bruno, si rade al suolo la storia di 70 anni di Cavolonia. Bruno, il problema di fondo è che hanno avuto tempo due anni per pronunciarsi, non l'hanno fatto. Questo è il limite. Fino ad ora, se Bruno Grenci non avesse fatto quella manifestazione... Io ho preso visione ora. Io da 40 giorni ho realizzato che veramente verrà demolita. Se non fosse detto nella fase di presentazione della nuova scuola media, che la stessa sorte sarebbe capitata alla scuola elementare, probabilmente nessuno ne avrebbe parlato, nessuno avrebbe detto. Tantissimi. Poi c'è questo brutto vezzo a Cavolonia, perché o sei con me o sei contro di me. Se non sei con me, sei contro di me. E inoltre... c'è sempre qualcheduno che, sentendosi come Gesù nel Tempio, come diceva De André, ha subito per tutti il consiglio giusto. Io vorrei chiedere alla regia di mandare le foto relative alla scuola media di Cavolonia Marina. La scuola media di Cavolonia Marina, quella scuola lì, è stata realizzata negli anni 80. Al piano terra, riedificato, al piano terra c'era una continuazione, una corte, di un edificio unico dove c'erano dei locali destinati ai servizi sociali, servizi civili, anche potenzialmente anche dedicati ad eventuali per emergenza, voglio dire. Ebbene, negli anni 80 quella scuola è stata rasa al suolo e riedificata. Ebbene, in quella circostanza anche lì c'era una storia, c'è la storia di Cavolonia Marina, che vedremo andando avanti le immagini che ci sono, che ci portano negli anni in cui questo edificio venne realizzato. Ed è grave che uno possa accusare Bruno o Ilario per una cosa, cioè una cosa che facciamo noi oggi, mentre io l'ho già fatta in precedenza, e anche questo è grave. Ecco, comunque probabilmente il messaggio che viene dato ai cittadini non è un messaggio positivo. Se noi ogni 15 anni, ogni 20 anni demoliamo, i palazzi storici nelle città non vengono demoliti, vengono ristrutturati, vengono consolidati, non si fa. Mi sembra la cultura dell'usa e getta, mi sembra la cultura tanto arrivano i soldi da Roma e possiamo buttare via. Io su questa cosa mi viene in mente la rottamazione della macchina. Tanto c'è un'agenzia che ti copre tutto, ti prende la macchina vecchia, ti dà la macchina nuova, ti sbriga la pratica, ti rottama la vecchia macchina e tu, quell'agenzia conosce bene i meccanismi, gli ingranaggi per ottenere il finanziamento per avere una macchina lussuosa e fiammante. Io questa idea mi sono fatto, uno studio di progettazione, infatti i progettisti, tu hai visto, sono tutti locali, sono tutti di fuori. Tu lo dici ironicamente, il progettista, il progetto è stato fatto fuori.
fuori, per carità. Cioè, preso e calato, è calato, su. È calato sulla testa delle persone, del paese, senza un vero coinvolgimento. Quella riunione lì che abbiamo visto, e che è un documento di autodenuncia grave, e quello è stato l'unica occasione. Perché non c'è un consiglio comunale acceso? Perché non c'è stato? Perché non ci sono le immagini di un consiglio comunale acceso dove si parlava della demolizione? Ma poi è subentrato il Covid. Quale Covid, Carola? Io stiamo facendo ironia. Ma no, io non faccio ironia. Io ripeto, cioè, guarda, semplicemente io ripeto una cosa molto importante e molto grave e vergognosa. Si lancia il messaggio che arrivano i soldi da Roma e che quindi si può fare usa e getta, si può fare rottamazione, perché tanto con una cosa fiammante. Guarda, io ho detto prima e lo ripeto, noi non siamo contro la nuova scuola, sicura, antisismica, tecnologica, ma l'altra sera Maria Celi ha detto una cosa, ha detto Don Milani è famoso in tutto il mondo e Don Milani faceva scuola in una baracca. Cosa voglio dire, cosa voleva dire quella donna saggia e anziana? Che no, sicuramente la nuova struttura sicura e tecnologica, per carità, ma non guardiamo solo l'aspetto materialistico, materiale ed edonistico, come devo dire, qui ci vuole ben altro, Bruno, per Bruno, formare guarda, le guarda, nuove Bruno, generazioni. Bruno, sicuramente. Però ti ripeto, io l'ho detto prima, la scuola media è stata riedificata negli anni Ottanta, anche la scuola media faceva parte della storia di Caulonia Marina. Non è affatto diverso, è la stessa identica cosa, e quell'edificio dopo 20 anni verrà nuovamente demolito e rifatto. Anche lì passa un messaggio, passa il messaggio dell'usa e getta. Distruttivo. Dell'usa e getta, bravo. Ma è grave che a fare la lezione, il moralismo, sia chi ha già sbagliato. È grave, Bruno, ma io adesso a questo convengo. A questo punto io volevo fare, visto e considerato, approfittiamo, Bruno, perché stiamo parlando di storia, no? Sì. di storia locale. Ma poi ci rimane tempo, sì, dopo sì. Il filmato. Devo lanciare alcuni appelli, sì. Devo chiamare il popolo alla adunanza. Allora, stavo dicendo, stiamo parlando di Caulonia Marina perché una storia vera non c'è scritta, se non quei pochi testi realizzati dal professore Gustavo Cannizzaro, che è l'unico forse attendibile, affidabile per quanto concerne la storia locale. Caulonia Marina fino all'alluvione del 1951 non esisteva, nemmeno nel 53. Esisteva lo scalo ferroviario che era stato realizzato. Intanto noi dicevamo andiamo alla stazione. Nel 1871. Ora, per noi era la stazione. La stazione. Per noi che eravamo. Dicevamo sempre andiamo alla stazione. Andiamo alla stazione e non andiamo a Caulonia Marina. A Caulonia Marina venne dopo, quando è iniziata la speculazione edilizia, cioè quando gli edifici di cui stiamo parlando sono stati modificati dalle esigenze e dalla disponibilità di coloro che erano gli assegnatari. E anche quello è un altro triste capitolo che non è il caso di affrontare oggi, perché abbiamo svuotato le campagne e il centro storico. Comunque una cosa, ecco, Caulonia Marina possiamo dire che nasceva nel 1954, quando è stata istituita la delegazione municipale. Già all'epoca ci sarà stato anche l'intervento privato, che avevano incominciato a realizzare fabbricati a Caulonia Marina e facendo venire su questa. La cosa bella di Caulonia Marina, però bisogna dirlo, non ci sono tanti paesi che hanno sorti in base allo strumento urbanistico come il piano di fabbricazione di Caulonia Marina, piano edificatorio dell'istituto dell'INA Casa, che realizzò i fabbricati, quelli intorno a Piazza Pertini, i primi, e quelli successivi, tra la 106 e la chiesa e la scuola elementare. Ecco, quelle sono, diciamo, il nucleo storico, possiamo dire, storico, è certo. Quello. È stato stravolto. È una bella architettura. È stato stravolto. Le casette originali, quelle che sono rimaste, andando avanti, li vedremo tutti quanti. Ora, per quegli edifici, Bruno, la cosa bella qual era? Che erano fatti a piano terra e primo piano, e con annessa corte, cioè un giardino ogni casetta.
Io non sono un tecnico, non mi voglio pronunciare, lo dico così da profano, da cittadino. Se io avessi dovuto ispirarmi a qualcosa, mi sarei ispirato all'architettura di quelle palazzine. Adesso le vedremo. Per il progettista che abbiamo sentito prima, che non abbiamo sentito per intero, lui si è ispirato a Piazza Bottari. Aspetta, la storia l'ironia della sorte. No, perché lui è passato una cartolina di Piazza Bottari Se noi vedremo l'architettura di quelle che chiamiamo le palazzine, vedremo quanto sono bene. Io mi sono permesso in questi giorni di andare a disturbare una carissima persona, un amico, un ragazzino, un bambino, perché a 2 anni è arrivato a Caulonia Marina e ci descriverà cos'era lo scalo ferroviario, cos'è stata Caulonia Marina. Grazie regia, manda Cusato, Enzo Cusato. Noi siamo di Sant'Ilario dello Ionio. Mio papà lavorava già col principe Carafa a Sant'Ilario come persona di fiducia, come capo potatore, e guardava l'azienda di Sant'Ilario. Poi, avendo questa Caulonia, che era abbandonata, allora fa la proposta il principe Garaffa, mio papà, dice: Peppino, vuoi andare a Caulonia come responsabile di questa azienda? Vediamo se ti trovi bene, insomma, tutto lì. È venuto mio papà qua nel 39, circa 39, sì. E poi dopo 3 anni siamo portati tutta la famiglia, che era composta di Rocco, mio fratello, l'altro mio fratello Pino che è in finanza, mia sorella Maria e io l'ultimo. E io sono venuto qua nel 43, avevo 2 anni io. E niente, si andava a scuola qua a Caulonia Marina, di una casa bruttissima, diciamo, che non era adatta per la scuola, ma c'era un sgabuzzino, chiamiamolo così, eravamo 3-4 scolari, e c'era il professor Rossetti da Roccella che ci faceva scuola. Però quando pioveva dovevamo mettere, dove c'era l'acqua, delle carte in modo che non entrasse l'acqua, perché c'erano delle tegole rotte o meno, così, e tuttavia non c'era altro da fare. Poi piano piano, non so come siamo arrivati nella Torre Saracena come scuola. Era formata di 3 banchi. Cioè, nella torre di acquistamento, la torre, sì, Camillari, c'è stata la scuola. Primo piano, sì, c'era, ma allora era bellissima, non come ora, che è deroccata tutta, l'hanno fatta deroccare, non so. C'era il primo piano ed era 3 banchi con una piccola scrivania, e c'era la signora Franconieri di Roccella, signorina Franconieri, che veniva a farci scuola. E poi sopra c'era il secondo piano fatto di tavole, e poi ultimo la terrazza con una scala che si elevava su. E io mi ricordo pure che c'era un'antenna, un orologio meridiano per terra, e mi ricordo pure una guardia. Il centro era la stazione ferroviaria, noi ci riunivamo là, io ancora ero piccolo, ma mio fratello e altri. La sera si giocava a carte là dentro. Ma c'erano abitazioni? Abitazioni, c'era questa casa che io ti dico ancora, che sotto un magazzino ce l'hanno dato come scuola, di questo Fragomeni, detto Belterra come soprannome, altrimenti non lo conosce nessuno, e ci dava questa possibilità. Poi c'era l'altra casa che era abbandonata, che era un deposito di carboni, che poi l'ha comprata mia suocera, Ilario Albanese, detto. A fianco c'era Paolillo, Don Antonio, che aveva la bottega di genere elementare, che loro sono di Napoli originario, lui e la moglie. E poi più in là. Voi bambini, ragazzine, dove giocavate? Ma guarda, il ritrovo era, diciamo, ora si chiama Piazza Bottari. Allora non si chiamava niente, perché c'era quell'angolino là che era pieno di sterpaglie. Cioè lo spiazzo delle patate. Sì, perfetto. Lì però c'era un problema, che c'era sempre l'acqua, estate e inverno. E niente, il ritrovo era là. E il ritrovo di cosa? Io, mio fratello, altri, i figlioli del Casellante, questo è Belterra, i figlioli di Peppe Cavallo, che era Francesco, Luigi, Pietro, che ora poverino Pietro è morto, Luigi pure, e tutto lì. Ma mi dicevi pure che c'è stata una tragedia?
Ah sì, sì, questo sì. Il Casellante, che era originario di Focà, figlioletto piccolino Pasqualino, stava giocando e aveva le manine sulle rotaie del treno e purtroppo è successa una grande disgrazia allora. Non è come oggi che magari ci sono tante cose elettroniche che uno può... E purtroppo questo bambino ha perso la vita e mi ricordo come ora che noi l'abbiamo preso là. Una visione veramente da non ricordare. E niente, tutto lì. Poi, poi un'altra cosa ancora. Dopo della torre il principe gli ha dato la possibilità di fare scuola in un'altra casa dove abitavamo noi. Ecco, sì, mi ricordo, sempre con la signorina Lidia Franconieri. E abbiamo per un anno o due qualcosa. Poi nel frattempo hanno fatto le palazzine nuove e ci siamo trasferiti come scuola dove ora c'è la delega, no, dove c'è i vigili, dove ci sono i vigili prima. In piazza Pertini. In piazza Pertini, sì, dove ora ci sono i vigili. Lì abbiamo chiuso lì la nostra scuola. Poi, no, io no, poi ho fatto l'ultima scuola, l'ho fatto con la signora Montagna, a fianco dove c'era la lavanderia. E poi tutto lì, poi mi sono diplomato come meccanica agraria. Ecco. Intanto però veniva realizzato il nuovo paese, cioè dire con il riempimento. Sì, 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 sì. Poi inizia, la prima cosa hanno iniziato il serbatoio dell'acqua, mi ricordo benissimo. Anzi, mi è arrivata una squadra una mattina, non mi ricordo, ora nel 52-53, che ha iniziato i lavori qua nel Principe Carafa, diciamo, dove c'è la fontanella a Camillare. Poi è intervenuto il Principe, che lì hanno trovato roba archeologica, che effettivamente c'era, hanno trasferito la costruzione su Cavologna Marina, cioè nella pianura, sì. Quello che era questo che oggi è realizzato, quello che era un pantano, sì, sì. È stato bonificato, sì, che le prime palazzine sono state queste vicino qua dove c'è la delegazione, dove c'è il distributore di benzina, queste a fianco il primo diciamo nucleo di palazzine. È stato fatto questo, sono state abitate subito. Poi hanno fatto quella la chiesa. Secondo dopo. Nel frattempo stavano facendo la chiesa. Sì, sì, hanno iniziato poi le fondazioni delle altre palazzine, poi nel frattempo hanno iniziato la chiesa, che io mi ricordo che era a scuola, con la signora Montagna, e ci hanno portato lì dove hanno benedetto la prima pietra, e poi hanno completato tutto. A fianco hanno fatto la scuola. Sì, la scuola elementare, cioè, la scuola sono, diciamo, cresciute automaticamente assieme, sì, sì, ora... con tutto il nucleo, diciamo, la parte, sì, sì, la sì, parte sì, sì. Che tra la 106 e la via oggi via Alvaro. Torniamo indietro all'angolo qua dove c'è la rotonda ora, venendo da Calone Superiore, sulla destra abitava una famiglia, Maria Innetti, Maria Imaglia chiamavamo noi, naturalmente un'amica nostra, siamo cresciuti assieme, siamo come fratelli e sorelle, che allora eravamo in quattro, anche oggi è la stessa cosa, una stima reciproca. Io, la famiglia Cavallo, queste belterre che poi sono andate via a Milano, eravamo, diciamo, unica famiglia, non c'erano altre, eravamo noi. Quindi, allora è venuto i cugini Gangemi e hanno naturalmente formato una... piccola azienda. C'è Gangemi, che è lì ora, dove c'è la farmacia, perfetto, dove c'è la farmacia ora, aveva un grande capannone, c'erano 30-40 donne che lavorano le arance, le stufe pure, ed era di Cece Gangemi. Qua all'angolo invece, dove ripeto ancora c'è la rotonda, c'era il cugino Fortunato Gangemi, Natino, che sono venuti contemporaneamente assieme. E hanno, diciamo, qualche operaio era di qua, ma la maggior parte la portavano da Reggio Calabria, perché le arance le incartavano, le lavoravano ai tempi dell'ora, e veniva il trasporto tramite ferrovia Stato, con i vagoni, diciamo. Eravamo unica famiglia, diciamo, ci conoscevamo tutti. Ma tu hai fatto un lavoro particolare, già da ragazzino andavi in giro per le case... Ah sì, eh sì, perché poi il principe aveva il frantoio prima, poi è successo un guasto lì, che una pressa è volata via, ha funzionato perfettamente bene, lavoravano 48 su 48, poi naturalmente è successo che il frantoio è andato a male e il principe l'ha trasformato in un'azienda agricola, cioè
allevamento di bovini. Allevamento di vacche da latte. Razza era olandese, mi ricordo vacche che, bellissime, targate tutte. E c'erano tre operai che lavoravano su questa azienda. E il latte poi si faceva qua a Cavologna, là sopra, sempre dove c'erano le case noi. C'era un piccolo macchinario ai tempi d'allora che refrigerava il latte, lo imbottigliavamo io personalmente con una macchinetta a mano, con la dicitura azienda agricola Principe Gennaro Maria Garafa, quindi tutto, e io li portavo poi con la moto Ape a Roccella. E poi è svanita pure questa, che e poi ha trasformato pure sulle piana, sulle, diciamo, sull'azienda del Principe, dove ora c'è il paese, sopra ha trasformato, sopra, sì, dove c'è la torre, sì, la piana Camillare, ha portato l'acqua con una certa pressione, con fatto un impianto a pioggia nel 51, ai tempi d'allora, con tre motori diesel che portava l'acqua a 12 atmosfere sulla piana Camillare, per irrigazione di Gran Turco, tutto si faceva. Che c'era pure, ortaggi li faceva mio papà, aveva 70 operai sotto sua direzione, operai che allora si zappava con la picchetta, diciamo. Poi nel 50 il Principe ha comprato un trattore, un 25 cavalli, avviamento a benzina e poi a petrolio, avviamento con la manovella sempre. E prima lo portava mio fratello Rocco, poi è partito militare, è passato all'altro mio fratello, che però per poco tempo che lui ha fatto la domanda in finanza, volontario, è andato via ed è rimasto a me. Quindi io a otto anni, ripeto, Ilario, mi mettevo nel trattore in moto, perché un operaio che io non riuscivo, salivo sul trattore con una pedana e io allora aravo terra con l'aratro. A otto anni, Ilario. Era meglio, che però era più bello che andare a scuola. Moltissimo, meglio lavorare che andare a scuola. Però mi diceva una cosa, un'altra cosa prima, quando così conversavamo prima, che dietro questo punto, diciamo, di pompa di sollevamento c'era una qualche struttura antica, un convento. Ah sì, dove c'era il frantoio, diciamo, che ora è andato in frantume. Prima lì, dicevano gli altri prima di noi, che lì il Principe era un convento, con in faccia delle finestre chiuse, tutto chiuso, grandissimo ambiente. E poi il Principe l'ha trasformato in frantoio. Quindi là sopra c'era il frantoio, che lavorava per diversi anni, ma parecchi anni veramente, c'era dell'olio speciale. Ma voi ragazzini di Cavologna Marina, o meglio dello Scalo, sì. Qual era il vostro passatempo? Come trascorreva? Ilario, il passatempo era pochissimo, bisognava lavorare, altro che passatempo. Perché poi, ti dico, quando c'era la possibilità che mio papà ci lasciava, che papà era pure rigido come tutti i papà. Tutti i papà. E ci riunivamo, eravamo 5-6 massimo, come ti ripeto, i cavalli, i fragomeni, quello del casello. Altro non c'era, e noi sulla Principe andavamo qua in piazza Bottare, che si chiama Bottare oggi, con una specie di pallone fatto di stracci, di pezzi, e giocavamo al pallone tutto lì, la settimana, queste cose qua. Ma avevamo proprio pochissimo tempo da giocare, perché si lavorava allora. Io a 8 anni, come gli altri, c'era già un lavoro pronto e bello. Ma dimmi, ricordi com'è stato il primo giorno nella scuola elementare? Ma guarda, nella scuola nuova, tu ci sei stato? No. L'ultima mia scuola è stata sotto la, dove c'è la direzione, dove c'è i vigili ora. Che poi ti dico, io ho fatto la quinta e poi mi sono diplomato come meccanico agraria. L'abitato fatto all'ente Sila è venuto dopo. Quella è la proprietà del Principe, sempre, no? Quella del Principe Garafa. Gliel'hanno espropriata, e poi ha fatto l'opera Sila e gli ha dato. A tante persone che erano sull'agricoltura gli hanno affidato una casa. Ma era precedente o contemporanea alla realizzazione? Dopo finite le palazzine, poi è entrato il Principe, 57, sì. Poi il Principe è andato andati via i fratelli Cusato, finita l'azienda agricola del Principe. Però ti posso dire che quando c'era mio papà che dirigeva l'azienda, era un'azienda number one, numero uno. In più
c'era la piantagione di stelle di Natale che il principe le ha portate per la prima volta qua, e c'era la lavorazione pure stelle di Natale, che c'era in questa casa verde che ora qua all'alta, quella l'ha fatta il principe nel 49-50, e ha portato una famiglia veneziana che faceva degli ortaggi, ora dove siamo noi qua, favolosi. Bruno, ecco, noi dato che dobbiamo parlare di storia, io ho pensato di utilizzare... Hai fatto benissimo, nel racconto dell'anziano c'è un percorso di vita, c'è ecco, una memoria, io spero c'è un'identità con i luoghi. Ecco, spero che questo io sia acquisisca Caulonia Marina questo documento, perché Caulonia Marina, tu lo sai meglio di me, è un porto di mare. Prima ormai... di venire qui alla radio ho sentito che c'è un quartiere di Roma in subbuglio, in protesta, perché viene venduta, viene messa all'asta una casa dove ha vissuto Pasolini dal 51 al 53, per 3 anni, e ci ha vissuto Pasolini. Ma è una casa, se tu l'avevi, cioè quella sera che abbiamo fatto la riunione a Caulonia Marina, qualcuno parlava del balcone di Giulietta e Romeo, che è brutto, è sconcio, è stona, però le persone vanno lì perché è il balcone di Giulietta e Romeo, una scuola in cui sono cresciuti i bambini da quasi 70 anni, bene. Allora noi dicevamo solo, perché ce ne siamo accorti ora, e di questo forse dobbiamo chiedere scusa, vabbè, chiediamo scusa, però stiamo chiedendo, e forse l'interrogativo hai fatto bene a metterlo, forse non siamo oltre il tempo massimo, perché bandi per scuole nuove ce ne sono tutti i giorni, sì. Perché un altro sito lo si poteva e forse lo si può ancora trovare, perché evitare di demolire quell'edificio, forse ancora siamo in tempo. Comunque, è questo, Bruno, che stiamo chiedendo. Però, ascolta Bruno, io ho in questa indagine che ho fatto prima di venire qua, indagine, diciamo, noi giornalisti andiamo a cercare il pelo nell'uovo talvolta, e qualche tecnico che è passato per il comune, per conto del comune, mi diceva che quell'edificio di per sé non è un edificio, diciamo, necessita di interventi per, anche sotto l'aspetto statico, perché il cemento armato dopo 70 anni, quel tipo di cemento armato ha bisogno di una certa manutenzione, una certa, e questo però si può sempre intervenire come si è fatto per il municipio per rifare l'edificio, che so, la prossima delegazione municipale, il prossimo municipio di Caulonia Marina. Ecco, ma gli interventi sono stati fatti negli ultimi anni, sì, ma il problema centinaia di migliaia di euro, io non so sì, cosa li hanno speso. C'è un problema di fondo, che la parte che è stata fatta dietro questa l'ex scuola elementare, no? Perché quella era la vecchia scuola, quella parte che è stata rifatta dietro, probabilmente tra le due strutture, non vorrei dire che sia tanta incapacità e incompetenza dei tecnici a non aver pensato ad un raccordo tecnico preciso, però pare che ci sia un continuo movimento di quell'edificio. Ma non è qui la sede, per approfondire, sì, queste, sì, certo, cose. Noi quello che diciamo, da, sì, cittadini, da persone che guardano da fuori, perché ci sono, si deve intervenire sistematicamente, perché ci sono infiltrazioni quello di acqua. Che noi diciamo è che intanto si spesi tantissimi soldi negli ultimissimi anni, la scuola l'abbiamo vista nelle foto, si presenta. No, io mi chiedo, Bruno, se gli edifici che si vanno a realizzare, sia quello della scuola elementare, si andrebbe a realizzare, sia quello della scuola media, ma siamo sicuri che la parte statica, cioè la parte su cui devono insistere, sia, come dire, solida, inamovibile. Ma questo non è questa la sede, sì, quello che noi abbiamo sollevato come cittadini, no, come però, comitato trasversale, senza colori, senza simpatie, senza antipatie. Io cerco di inserire ulteriori elementi di discussione, perché si tratta sempre di edifici con un certo peso su un suolo che è un riempimento, fatto un riempimento terra di fiume, portata in quello che era un pantano, perché lì a 2 metri tu trovi l'acqua.
Certo. Io adesso non è qui, guarda, io non voglio, come dire, approfondire questi aspetti perché non nemmeno credo ai cittadini interessi. Ma quello che noi, il messaggio che noi diciamo, che noi chiediamo, lo lanceremo da domani con una consultazione online. Voglio ringraziare qui Ciavola, il giornale Ciavola, che lo lancerà da domani. Faremo credo la petizione pure, casa per casa, a Cavolonia Marina, a Cavolonia Superiore, in tutto il comune. Chiederemo le firme. Chi vuole firmare può firmare perché si possa evitare la demolizione di quella scuola. Ma se, c'è se... un'ultima cosa che devo dire, non l'ho detta prima. Demolire un edificio, oggigiorno con le normative, con le leggi vigenti, separare i materiali, il vetro, l'alluminio, il ferro, frantumarlo sul posto, non sarà un costo di niente, sarà un costo bello notevole, direi, e non solo, ma può darsi che si presenteranno delle difficoltà di carattere burocratico di altro tipo, per cui demolire un edificio, smaltirlo, separarlo, frantumarlo, fumarlo sul posto e metterlo lì a base, come intombarlo, e poi ci cammineremo sopra, ci cammineranno sopra le future generazioni. Intanto questo simbolicamente credo che sia un torto che si fa al passato, alla memoria, perché lo si demolisce, lo si frantuma e solo ce lo si mette sotto i piedi. Simbolicamente non è una bella cosa, ma come costo in sé, demolire, smaltire, si sarebbe benissimo acquistato un suolo, perché tantissime comuni hanno fatto accesso a questi bandi e hanno acquistato i suoli e hanno costruito gli edifici nuovi su altri suoli. Allora era questo che noi dicevamo, che ancora lo diciamo, lo chiediamo: si eviti di demolire quella scuola, si risparmieranno quei soldi lì, si risparmieranno quello sfregio al paese, perché è uno sfregio che non dico io ma che diciamo, che dicono in tanti, si costruisca il nuovo edificio su un altro sito. Bruno, ma tu dicevi all'inizio che probabilmente questa progettazione, questo incarico ai tecnici di fare realizzare questo progetto sia avvenuto per questione di fretta o per questione... Io penso tutte e due, un po' la fretta, un po' la fregola del nuovo, della macchina fiammante, e un po' anche la spinta di questa, non so, agenzia, che cosa, come devo chiamarla, che ha presentato il pacchetto che aveva in mano. Io ti do la scuola, ti do tutto, il progetto, tutto quanto, non ti preoccupare che la pratica te la sbrigo io, ti faccio avere una macchina con tutti gli optional, diciamo così, volendo fare la metafora della macchina che rottamiamo e della macchina nuova, ecco, come quell'agenzia che ti dice: io so bene come destreggiarmi con l'agenzia pratiche auto, con la concessionaria della macchina che ti deve dare, delle macchine che deve darti la macchina nuova, faccio tutto mio. Ma, ecco, ma Bruno, ma faccio tutto io. Stiamo correndo però il rischio. Dobbiamo rottamare la macchina vecchia, Bruno, perché era una via più sbrigativa. Ma stiamo correndo il rischio come tante altre cose. Come per esempio affidare a terzi il recupero, ma non è, sarebbe un altro capitolo, il recupero dei crediti, come affidare a terzi, ma non vorrei aprire, come per esempio il dissesto, cioè, capito? C'è tante cose, ma è come esternalizzare. Abbiamo detto che non dobbiamo parlare, ecco, di politica. Mi ritiro, se no apriamo troppi tasti. Cioè, tornando sull'argomento della progettazione o altro, cioè, però se si va ad edificare in un nuovo sito, no? A parte che si toccano interessi particolari come quello di Manzoniana Memoria, l'innominato di Manzoniana Memoria, no? Ma a parte questo, i contributi sarebbero meno. Io penso di no, i contributi saranno, no, i contributi non potranno essere uguali. Ma per meno che fossero, cioè, voglio dire, il costo di demolizione più il disagio sul posto lì vicino alle case abitate, il cemento armato, frantumare un edificio di quella portata non sarà semplice. Non sarà una passeggiata, ma noi abbiamo già, tu citavi prima, la palestra che è stata demolita, la vecchia, e si sta costruendo, è già bloccata, non so, dalle autorità, dal giudice, non so da chi, dalle forze dell'ordine, perché c'è stata una svista, hanno messo i vecchi materiali nelle fondamenta, ed è bloccata da 3 o 4 mesi. Cioè, perché dobbiamo trasmettere questo messaggio dell'usa e getta e poi dare questo disagio?
Ma guarda, io prima abbiamo visto quelle foto, quel recinto con quei mattoni e con quella pietra dei nostri fiumi, delle nostre fiumare, che caratterizza a Caulonia Vecchia. Ci sono i muri, c'è un muraglione grande con la pietra di Fiumara, delle nostre fiumare. Lì c'è, davanti a quella scuola che sarà demolita anche la recinzione, c'è la pietra della Fiumara, costruita manualmente con un'arte antica della lavorazione. Le maestranze della locali. È uno sfregio, è una sfesa alla memoria. Almeno abbiamo chiesto, almeno conservate quel muretto di cinta, quei mattoncini rossi e quei mattoni rossi, anche se sono scorticati, se hanno un segno, ma è il segno del tempo. È il segno del tempo. Ma nelle grandi città, vengono sventrati i palazzi, magari si fanno dentro nuovi, ma le facciate, un segno viene lasciato. Ma oggigiorno nelle case, nelle osterie, nei ristoranti, ovunque andiamo, vediamo che viene lasciato il muro in pietra come testimonianza, passaggio di memoria. È un merito. Ci si identifica. Cioè, ma ci sono studi su queste cose. A Caulonia l'assessorato alla cultura ha presentato libri sull'identità e sulla memoria, e noi abbiamo un bene di quasi 70 anni dove si sono cresciuti i bambini, e io ho parlato con i bambini che sono andati lì 60 anni fa a scuola. E adesso viene demolito, viene raso al suolo. Ma ti ripeto, questa cosa, cioè, all'epoca quando venne fatto il 20 dicembre 2019, venne fatta questa presentazione, venne annunciata con un manifesto. Chiedo alla regia di mandarmi il manifesto, così si possa rendere conto tutti. Ecco. Ma non era solo un tabellone. La scuola del futuro, no, è un manifesto quello lì. È il manifesto che annunciava, perché se noi potessimo scendere sotto, vedremmo che annunciava, diciamo, l'ora, la data dove sarebbe stata fatta questa. Ma lì non dice verrà demolita la vecchia scuola. È stata detta, vedi, il 20 dicembre all'Istituto Falcone Borsellino. Cioè, voglio dire, la gente, la gente non ha il senso storico, Bruno, di cui abbiamo parlato. Noi abbiamo, non ci sia partecipazione. Penso che ci siamo sforzati noi a dare alla comunità un contributo importante per avere... Quantomeno che si sappia. Quantomeno cioè, che si sappia. Avere amore per il proprio paese. E che venga trasmesso questo messaggio, lo dico in inglese perché è una cosa, not in my name, no in mio nome, e sono tanti che si associano, demolitela, ma non in nome nostro, demolitela pure, ma che rimanga scritto. Ma non pensi che rimanga tra un anno, fra 10 anni, fra 50 anni, che rimanga scritto che c'era qualcuno che ha detto non demolitela. Ecco. Bruno, scusami, ma non pensi che nel Consiglio Comunale non vi sia un consigliere che abbia conosciuto quelle scuole? Probabilmente non sono neppure andate a scuola alle elementari e forse neppure alle medie. Può darsi che qualcuno ci sia, non lo so. Può darsi che qualcuno ci sia. Ma è molto difficile. Però, ecco, talvolta c'è la rimozione. Ecco, c'è una rimozione. C'è una rimozione della memoria. Questo sarebbe bene interrogarsi su questo. Ma c'è anche così fatto... come abbiamo rimosso l'abbandono del centro storico, ma sarebbe una nuova puntata da aprire. Può darsi, tu sei rimasto a vivere, tu meriti onore, perché tu sei rimasto a vivere nel centro storico. Ma è una scelta di vita, è una scelta di vita. Ma Caulonia intera, la popolazione è scesa sotto i 7.000, e questo è il dramma. Ha voglia, se ce n'è materiale, se vuoi fare puntate su Caulonia. Caulonia sta avendo un calo demografico vertiginoso. Non nascono, il bilancio tra chi decide, che muore e chi nasce è molto sfavorevole verso chi nasce. No, poi stavo pensando, perché se chiedo alla regia di mandarmi le immagini della scuola media, della realizzando scuola media, la quale scuola media sarebbero forse in tutto 10 aule. 10 aule è un bel edificio, sarà un bel edificio, perché adesso in un contesto completamente diciamo innovativo, perché quella è una zona storica che con questa struttura nuova, moderna, futurista relativamente, però diciamo questa struttura nuova, però ci sono soltanto, sono previste soltanto 10 aule, probabilmente avranno anche pensato che in futuro non ci saranno nascite, perché se già oggi sono
sono almeno 9 le classi, 3 di media, 3 di prima, seconda e terza. Caulonia Marina quando avrà una scuola completa? Non lo so. E poi mi chiedo, non è soltanto la struttura muraria che bisogna pensare anche agli spazi esterni. Gli spazi hanno un contesto da creare. I bambini hanno un campo di gioco, hanno una palestra, hanno qualche sito dove poter fare attività, diciamo, motoria, non rinchiusi in un interno. Invece, se come già negli anni 80 alcuni hanno trovato difficoltà anche all'interno del Partito Socialista, i giovani socialisti pensavano alla Caulonia Marina del futuro, volevano la cittadella scolastica, nemmeno nel Partito Socialista è passata questa idea, giammai a livello di consiglio comunale, ma nemmeno a livello di partito. Quindi Caulonia Marina abbiamo un paese che deve interrogarsi, ecco, su se stesso. Si poteva realizzare una cittadella scolastica dove c'è tutto per i bambini dall'asilo alle elementari alle medie e probabilmente anche per le scuole superiori, perché è indicibile, mi preoccupo di fare, demolire, rifare, e poi l'istituto tecnico agrario, ma lo vogliamo fare o no? O i ragazzi delle scuole medie, dell'istituto tecnico agrario con relativa azienda, ne parla da 40 anni, dell'azienda agraria, debbono crescere, diplomarsi, senza conoscere la terra, perché all'epoca, quando negli anni 70, quando vennero messe a dimora tutti quei pini a Caulonia Marina nella villa, oggi villa comunale, i ragazzi dell'istituto tecnico agrario andavano ad irrigare alberelli. Gli alberelli, come se si passasse dal consorzio di bonifica, gli acquaioli si diplomassero provetti acquaioli. Ecco, Caulonia non ha nemmeno ha perso anche questo senso di culturale, non solo storico, ma nemmeno non sa guardare verso il futuro. Tu metti carne al fuoco per aprire altre discussioni nuove. È un problema di preoccupazione politica del paese che non c'è. Ecco, non c'è un dibattito tra la collettività, non c'è. Manca l'esercitazione, l'esercizio della discussione democratica. Non c'è il senso comune, c'è il senso, certo, di tutti che apparteniamo alla stessa, certo, realtà. Bene, noi ci avviamo alla fine, ormai siamo alla fine. Volevo soprattutto ringraziare Enzo Cusato e la sua che era famiglia, l'anziano che parlava della memoria, della storia di Caulonia Marina. Che ci ha dato questo spaccato di storia, uno spaccato che potrebbe interessare tutti. E vi lasciamo con, finché potrà andare in onda, tempo di trasmissione permettendo, con il fratello maggiore di Enzo Cusato, Rocco Cusato, che ci aveva rilasciato un'intervista la scorsa estate. E noi intanto ringraziamo Bruno Grinci per essere stato qui con noi. Rilancio per l'ultima volta l'appello ad andare sul sito Ciavula e votare la consultazione che faremo per chiedere che non venga demolita la scuola di Caulonia Marina. Bene, noi vi ringraziamo per averci seguito e appuntamento alla prossima puntata. Buonasera. E nel luglio del 1943 siamo venuti a Caulonia, quale mio padre era fattore dell'azienda del principe Carafa, di cui lui veniva negli anni precedenti, sin dal 1939. Caulonia Marina era composta di solo 3 famiglie. C'era Don Antonio Paolillo, commerciante, Fragomeni Cosmo, che aveva una piccola vendita di alimentari con vino, e Fortunato Franco, un ex finanziere, un celeberrimo cacciatore. Noi abitavamo nell'azienda del principe, a un 500 metri dalla torre. Poi eravamo nel periodo critico della guerra, e abbiamo praticamente passato tantissimi guai, perché mancava tutto e di tutto, non c'era neanche l'acqua. Venivamo qui alla stazione a chiedere al capo di farci prendere un po' d'acqua dalla riserva loro, e lui gentilmente gliela dava, tante volte ce la dava, sì. E il resto viene dopo, praticamente.
perché dopo l'8 settembre le cose cambiarono un po' in meglio, per quanto c'è stato il ritiro di una compagnia di tedeschi che è passata di qua e abbiamo avuto tanta paura. Poi nell'ottobre, quasi a novembre, è arrivata una tradotta di soldati americani, di cui c'erano australiani di colore, inglesi e americani, e si sono piazzati qui, perché sotto la ferrovia era tutto del principe, si sono messi là con la colonna e sono stati per più di un mese, e insomma il giorno uscivano, sono venute da noi nell'azienda che avevamo già incominciato la muritura degli olivi, a guardare, a curiosare, tutte ragazze giovani, diciamo, e rimanevano proprio contenti perché non avevano mai visto un lavoro del genere. E qui poi il resto è storia, lo sappiate tutti. Cioè, dopo l'alluvione del 51, dopo l'alluvione del 1951, Caulonia Marina si è incrementata. Non era più lo scalo, ma era diventata Caulonia Marina. Dopo hanno cominciato, dopo dell'alluvione del 51, allora tutte le frazioni di Caulonia, poi dico quasi tutti, hanno avuto dei grandi danni e li hanno trasferiti a Caulonia Marina, per cui hanno fatto degli espropri e hanno fatto le palazzine che attualmente ci sono. E poi, Caulonia Marina? Man mano, piano piano, allora si è incrementato di più. Il dottore De Angelis aveva tutto questo terreno qui sotto la ferrovia, l'ha cominciato a vendere e la gente ha cominciato a costruire. Poi da Coso, vicino a Archinà, anche lì hanno cominciato a vendere, hanno costruito, e Caulonia Marina si è sviluppata abbastanza, troppo bene. Sì. Io con mia moglie avevamo il tabacchino sin dal 1955, l'utero era pochissimo perché allora solo con i passeggeri, perché per gli abitanti che c'erano in quel periodo era irrisoria la cosa. Attività, oltre a voi c'era il bar di Miriello, che è stato il bar di Albanesi, che è stato fatto appena verso il 57-58, sì. Albanese qua ha comprato il bar, locale, il bar stazione. Come? Il bar stazione. E l'Ariuzzo, Ilario Miriello, ha aperto un bel bar. E c'era anche Nicola Ciccarello, che aveva la cantina del vino. Una cantina con qualcosa di tavola fredda pure. Il countdown è finito. Eccovi le ultime novità della collezione autunno-inverno. Rita Severin Abbigliamento veste anche d'inverno, l'uomo e la donna. I nostri brand storici ti accompagnano in tutto il percorso della vita e ti vestono da sempre con novità straordinarie. Casual, elegante, cerimonia. Rita Severin Abbigliamento veste tutti. I nostri locali, perfettamente sanificati, vi aspettano in via Tenente Carella a Roccella Ionica. Rita Severino Abbigliamento, storicamente unici. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL. L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai.
Immuni rispetto alla privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese.